Mi sto separando. No! Ti stai separando? Perché ti hai tradita? No, 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 non mi ha tradito. Allora sei tu che un altro. No, no, non ho un altro. Non... Lui non mi ha tradito, io non ho un altro. Perché? Scusa, ma allora perché ti stai separando? Ma perché non ci amiamo più? Perché non c'è più, non ci amiamo più, capisci? Ah, no, no, non capisco. Che non ci amiamo più, che non c'è più quello che c'era prima. Scusa, ma perché cosa ci dovrebbe essere? Voi siete sposati e non ho capito. Senti, lui fa sempre tardi a lavoro. Io se ho da lavorare sto al lavoro fino a tardi. Quando stiamo insieme non si fa neanche più l'amore, vuol dire che non, no? Che non si sta più bene insieme. Ma allora anche io mi dovrei separare? Ma allora tutti si dovrebbero separare? Ma che discorsi sono, scusa? Ma cos'è? Tu affronti il fallimento del matrimonio così, soltanto perché? Soltanto per questi futili motivi? A me non sembrano futili affatto, cioè, se mi stai dicendo che anche tu, so, io ci penserei, cioè, nel senso, veramente, cioè, hai gli stessi problemi. Sì, ma cosa c'entra? Ma scusa, ma lui ha tanto da lavorare. Certo, torna tardi, ma ha tanto da lavorare io, anche io, cioè, ho tanto da lavorare. Torno, a volte torno tardi perché ho tanto da lavorare. Comunque, noi lo facciamo, l'amore. Noi almeno, cosa sei stato adesso? Almeno, vabbè, adesso almeno, ogni tanto lo facciamo. Sì, ho capito, guarda, Serena, cioè io non è che entro nel merito del va bene così, cioè, non, cioè io mi separo. E poi, scusa, sai che mi fai anche un po' ridere, perché è sempre stato così, cioè, non è che, cioè, è sempre stato così, e lui era impegnato, io ero impegnata, io non vedo perché ci si dovrebbe separare. Ecco, perfetto, sì, ho capito. Io invece, noi no, noi, io, ecco, noi non eravamo sempre così, io la conosco la differenza, capisci? Tra quando funzionava e adesso. E quindi adesso ne abbiamo parlato e niente, mi separo. No, ma scusa, come? Come sarebbe? Scusa, e tu quindi così lo rendi libero? Libero di farti un'altra vita? Di trovare un'altra donna? Beh, sì, certo, assolutamente sì. Libero, libero di essere felice. Certo, di essere felice, ma lui ti ha sposato, lui deve stare con te, lui deve stare con te. No, guarda, proprio, noi proprio non mi sa che non ci capiamo. Io non devo mica impormi e non voglio che lui si imponga a me. Anzi, io voglio che lui sia felice, capisci? Perché? Non, anzi, sono io che non capisco te. Ma senti, a me mi sembri anche un pochettino strana tu. Perché devi volere? Perché non è mica compito tuo? Cosa sei la mamma tu? Tu sei la moglie, tu hai un altro ruolo, capisci? E lui deve. Lui deve. Lui deve stare lì con te! Fino a che morte non vi separi! No, guarda, guarda, io la penso in un altro modo, capisci? Io penso che invece sia il mio compito permettergli di essere felice, permettergli di essere di nuovo felice, perché gli voglio bene, perché io gli voglio bene e voglio che lui sia felice e lui vuole bene a me e vuole che io sia felice, perché noi ce lo ricordiamo quando eravamo felici, capisci? Io e lui eravamo felici e poi io di te non so. Guarda, io non sono stata mai felice in vita mia e di sicuro non inizierò adesso ascoltando te separandomi. Ecco, a posto, mi sembra che abbiamo detto tutto allora.